compagni e compagni, io in questo breve intervento citerò dei nomi, e dei concetti, ma non è un esercizio per atteggiarmi a persona dotta, ma per indurre un po' ad un esercizio, ad uno stimolo di curiosità, perché citerò dei nomi e dei concetti che purtroppo non sono in auge alla stampa importante, alla grande stampa nazionale. In questa giornata io non faccio alcuna fatica a dichiararmi convintamente europeista, però mi rifaccio all'europeismo di Altiero Spinelli, e questa è la prima parola chiave. Mi rifaccio all'europeismo di Ernesto Rossi, che negli anni che furono scrisse un libro dove il titolo già dice tutto: abolire la miseria. Purtroppo non l'abbiamo voluta né in Italia né in Europa. Mi rifaccio a quel manifesto di Ventotene, sottoscritto per una patria europea, non per l'Europa come patria, perché è un concetto profondamente diverso. Questa Europa oggi sta correndo come un treno senza freni verso l'Europa delle patrie, dove ognuno pensa per sé e non esiste la solidarietà. Noi abbiamo bisogno invece di una patria comune europea, che è un concetto, ripeto, completamente diverso, e si rifà proprio a quel manifesto di Ventotene, che oggi dovrebbe essere riscolverato dai cassetti e non semplicemente presentato come un manifesto di antica memoria. Io dico no a questa Europa delle patrie, io dico no a questo sistema economico, no a questo euro, perché questi sono tutti quanti sistemi moderni di assoggettamento della massa. Cioè oggi l'assoggettamento della massa non si fa più attraverso la forza, attraverso la guerra, attraverso l'invasione. Questo continua, si fa però in quello che noi chiamiamo il terzo e il quarto mondo. Nei nostri paesi no, non si fa così. Però si fa in modo più subito, no? Si fa attraverso l'economia, si fa attraverso l'induzione alla disoccupazione, attraverso l'estremizzazione del precariato. E ci sono persone che queste cose qui le dicono da molti anni, sono inascoltate, perché fin quando sono allineati allora hanno l'auge della grande stampa, poi immediatamente accade qualcosa, fanno una dichiarazione e li rendono clandestini. Qui stimolo quell'esercizio di cui dicevo prima e ci darò un nome: Alain Barguet, francese. È stato uno dei più ascoltati e primari consiglieri politici di François Mitterrand ai tempi quando era presidente. E c'è un aneddoto che ha raccontato in Italia nel febbraio di quest'anno, molto drammatico. Erano i tempi dell'euro e lui camminava curioso con un fascio di carte nel Parlamento Europeo, perché non riusciva a credere come stessero creando quest'euro. E allora incontrò, e qui un'altra parola chiave, un nome che sicuramente avete sentito, un nome importante in Europa: Jean Tatalin. È considerato uno dei maggiori economisti mondiali, Jean Tatalin. Alain Barguet incontra Jean Tatalin nel corridoio del Parlamento Europeo, è furioso, con questo fascio di fogli che lo stendo là davanti, e gli dice: ma com'è possibile che voi state costruendo un'Europa con questa unione monetaria? Questa unione monetaria distruggerà l'economia nazionale, porterà disoccupazione, porterà precariato, porterà esattamente tutto quello che oggi noi stiamo vivendo. Jean Tatalin, che oggi è considerato uno dei più importanti e autorevoli economisti mondiali, sapete cosa rispose a Alain Barguet? Gli disse: Alain, ma tu che cosa pensavi? Che noi stiamo facendo l'euro per questa plebaglia europea? Sapete chi era la plebaglia europea? Noi che siamo qua. Siamo esattamente noi che siamo qua. Questo aneddoto, che non è stato mai smentito da Jean Tatalin e che è uscito anche sulla stampa, è stato raccontato qui in Italia a Rimini nel febbraio di quest'anno ad un summit, cioè era un convegno come questo, solo che a questo convegno hanno partecipato 2.000 persone paganti 40 euro a testa per andarsi a assorbire 3 giorni di economia. Si sono riuniti in Italia, questo non lo sa quasi nessuno, l'iniziativa si chiamava Democrazia MMT è un acronimo forse un po' sbagliato perché non rende bene l'idea, si chiama Modern Money Theory, questa è l'altra parola chiave, MMT, basta fare una ricerca su internet, Modern Money Theory, è la teoria monetaria moderna che si sta sviluppando grazie, altro nome chiave, Walter Mosler, statunitense,
che è un personaggio che per tantissimi anni ha partecipato e ha fatto le cose con le bande finanziarie in tutte le parti del mondo, con le più grandi banche mondiali. E dopo ha tirato fuori questa teoria monetaria moderna. Altro nome, Stefan Kerfer. Ecco, nel febbraio scorso queste persone, cioè 2.000 italiani, si sono riuniti a Lille, pagando 40 euro perché questo evento se lo sono autofinanziato, per tutte persone come noi, persone normali, persone che lavorano negli uffici, studenti, lavoratori, operari, cioè gente comune, hanno pagato 40 euro per andare ad ascoltare 3 giorni di lezioni di economia dei più grandi economisti mondiali, nemmeno un italiano, forse non a caso, e dove è stata spiegata questa Modern Theory. In Italia ha un portavoce questa Modern Theory, è un nome un po' bizzarro, si chiama Paolo Barnard, questo è un altro nome chiaro, il fondatore di Report forse vi dice qualcosa, Paolo Barnard forse qualcosa di meno, però ricordatelo, Paolo Barnard, cercatelo su internet. E che cosa, qual è il principio cardine della Modern Theory? La Modern Theory spiega una cosa molto importante, semplicissima. Il primo principio è quello che il bilancio di uno Stato non è assolutamente come il bilancio di una famiglia, e che è possibile e che è dimostrato in tantissime parti del mondo che la spesa deficit positiva è sostenibile e può essere, e non crea spese inflazionistiche se la si controlla in un certo modo. Vi pongo una domanda: qualcuno di voi sa in questa sala quanto, a quanto ammonta il debito pubblico del Giappone rispetto al prodotto interno lordo? 230%. Come mai il Giappone non viene giù il cielo? Come mai gli speculatori non si accaniscono sul Giappone? Vabbè, il ragionamento adesso è un po' fattato, l'accetta, no? Potremmo dire tante cose, ma perché loro utilizzano alcuni, non tutti, i principi della moderna teoria, per esempio. Come pensate che la pietra in Argentina abbia salvato il paese e adesso lo sta? Che stanno affossando di nuovo perché stanno commettendo di nuovo degli altri errori. Proprio con questo. Allora, esistono, e vi citerò adesso un nome italiano, che forse vi sorprenderà, esistono, c'è la possibilità per poter rovesciare lo stato di cose di oggi, che non è altro che uno stato di cose che mira lo soggettamento della massa attraverso la manipolazione dell'economia. Se solo manifestazioni come queste si moltiplicano e se solo c'è la buona volontà di tutti di studiare un po' di più e di moltiplicare le iniziative nelle università, nelle città, nei paesi, nelle contrade, su internet, che è uno strumento che ci aiuta. E non so se vi dice qualcosa Antonio Martino, penso di sì, ex ministro della difesa, governo Berlusconi, fondatore di Forza Italia. È una persona che praticamente è all'antitesi rispetto al nostro pensiero politico, su questo non ci sono dubbi. Sapete cosa ha detto del fiscal compact, che è quello che porterà l'Italia alla, utilizziamo un neologismo non particolarmente elegante, ci porterà alla energizzazione del nostro paese? Il fiscal compact è il pareggio di bilancio in Costituzione. Antonio Martino ha detto, non ha votato in Parlamento queste schifezze, e ha detto a chiare lettere che sono delle schifezze. Concludo dicendo semplicemente una cosa, ho voluto lasciare semplicemente delle tracce, mi auguro veramente che possa crescere un movimento che si batta, così come si sta battendo la CGIL, così come lo sto dimostrando con questa iniziativa, aderendo a questa iniziativa europea, che possa veramente crescere un movimento in contrapposizione a tutto quello che ci stanno facendo, perché quello che ci stanno facendo è un crimine. Grazie.